e siamo collegati oggi con il professor Mario Barteri, già ordinario di Chimica e Fisica alla Sapienza di Roma, che è uno tra i primi firmatari dell'appello degli scienziati per la sicurezza elettromagnetica. Allora, perché questo Buongiorno. appello e che cosa significa per gli scienziati rivolgersi al governo per chiedere di tenere dei limiti cautelativi per la radiofrequenza? Questo è un appello doveroso, soprattutto per chi ha la conoscenza della materia, perché diciamo, io vorrei fare un esempio. Mettere il limite alle emissioni è un po' come aver deciso a un certo punto di mettere il filtro alle sigarette. Prima c'erano le sigarette senza filtro. Questo filtro non serve a evitare il cancro, serve a rallentare un po' questo processo. Limitare le emissioni è un po' come mettere un filtro, ma un filtro che comunque non risolve il problema vero, che è quello della nocività, comunque dell'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ormai l'uso del telefono cellulare è un uso diffusissimo, perché ormai l'uso, ed è molto utile, diciamo la verità, è molto utile, molta gente ci lavora, ha facilitato tante operazioni, solo che va detto da parte nostra che comunque fa male, perché anche fumare è piacevole, ma fa male. E quindi noi non facciamo una battaglia per eliminare i telefoni cellulari, questo ce l'hanno detto tante volte. Noi facciamo una battaglia affinché le industrie si spostino, di trovare delle vie alternative che pure ci sono, cioè la scienza si deve adoperare per trovare nuove forme di comunicazione che siano alternative alle frequenze alle radiofrequenze. Ecco, La vostra esperienza di studio all'Università La Sapienza è sì. specifica sugli effetti dello stress ossidativo, Sì, e che è anche. uno degli effetti più noti, però l'OMS continua a dire che tutto sommato gli organismi complessi come quello dell'uomo hanno dei meccanismi di riparazione per contenere questo stress ossidativo, mentre altri scienziati indipendenti dicono che è proprio lo stress ossidativo il meccanismo d'azione che poi porta alle malattie neurodegenerative, ai deficit immunologici, all'elettrosensibilità e addirittura al cancro. Nei vostri studi, che cosa avete osservato? Sì, innanzitutto vorrei fare un'osservazione. Entrambi, cioè sia l'OMS sia gli scienziati che negano queste affermazioni, dicono una parte della verità, nel senso che quando l'OMS dice che il nostro organismo ha i metodi per riparare gli effetti dei radicali liberi, dice una cosa vera, perché per fortuna noi abbiamo questi meccanismi. Ma dall'altra parte, i colleghi che affermano che questo invece può portare al cancro dicono la verità, perché i radicali liberi sono delle molecole estremamente reattive che hanno un tempo di vita che può essere molto breve. Si parla di nano, dai nano fino ai picosecondi addirittura. Sono molecole estremamente reattive, per cui il sistema fisiologico ne elimina una gran parte, ma alcuni rimangono. Quindi alla lunga, alle lunghe esposizioni, questi danno fanno i loro danni. I danni li fanno sul DNA, per cui sono danni che possono portare nel tempo progressivamente allo sviluppo di patologie. E è una cosa notissima, cioè le radiofrequenze sono in grado di provocare la produzione di radicali liberi in provetta o negli animali. Questa è una cosa che nessuno può negare. Noi abbiamo studiato alcuni enzimi, tra questi l'acetilcolina esterasi, di cui abbiamo dimostrato che l'esposizione a 20 minuti della radiazione dei telefoni cellulari, che a quei tempi andavano a 900 MHz, ora siamo a 1800, determinava una variazione della struttura di questo enzima. L'acetilcolina esterasi è quell'enzima che regola che cosa? La concentrazione di un neurotrasmettitore che si chiama acetilcolina. A parte i nomi complicati, i neuroni tra di loro hanno delle connessioni, si toccano e si scambiano l'informazione nervosa attraverso lo scambio dei neurotrasmettitori. Quindi è importante modulare la concentrazione di questi neurotrasmettitori per avere un segnale corretto. Naturalmente questo comporta un allarme, perché
Se abbiamo una variazione sulla trasmissione nervosa, questo determina evidentemente degli scompensi che prima o poi portano a comportamenti o a patologie molto importanti. L'esposizione elettromagnetica non viene percepita come un pericolo dall'opinione pubblica perché l'essere umano non possiede i recettori per sentire o udire o toccare la radiazione elettromagnetica. In questo senso è un pericolo abbastanza subdolo. Il problema è proprio questo, l'esposizione alla radiazione elettromagnetica, come d'altronde alla radioattività, no? Per esempio la radioattività non fa mica male al momento. Se io mi espongo all'uranio arricchito, no? E prendo, oppure al polonio, no? E prendo una dose di radiazione che mi farà sentire male dopo, ma al momento non sento niente, non è che brucia. Mentre se prendo la corrente direttamente sento ho una sensazione molto sgradevole, no? E invece no, se l'onda elettromagnetica passa attraverso il nostro corpo, fa i suoi danni, ma non è che brucia o fa male, no? Nel Io sono di... frattempo, voi chiedete di mantenere dei limiti di legge Certamente, cautelativi. certamente, mettiamo il filtro più grande possibile, cioè se noi abbassiamo le frequenze, vabbè, scusi, le emissioni, allora evidentemente... Ce n'è meno, ecco, un conto che io mi prendo, che mi avvicino a 1 grammo di uranio, un conto che mi avvicino a 100 mg di uranio. Certamente prendo le radiazioni, ma forse la quantità di radiazioni che prendo è più piccola. Quindi, come È per una. tutte le tossine, è la quantità che fa la differenza, oltre al tempo di Sì. esposizione. Questo dice anche Scolabio, qualunque cosa è un veleno se prese in quantità più grandi.